Seguendo le scimmie sul pavimento. Abbiamo comprato il biglietto giornaliero della metro per ben 4 leva, che sono in pratica 2 euro, e si può prendere tutte le metro in pullman che si vogliono. Signore e signori, Serdica è un po' come termini, ma molto molto più ordinata e pulita e organizzata. Adesso stiamo aspettando la metro che ci porterà a European Union, dove a pochi passi c'è abbastanza. Queste stazioni sono così belle che invece di esserci il classico odore di ferro, treni, metro in generale, c'è l'odore di cibo. Insomma, sono in Bulgaria. La bellezza di stare a Sofia, in Bulgaria in generale, è che tutto non costa niente. Noi abbiamo preso 2 hot dog grandi e 2 bottigliette d'acqua. Abbiamo pagato la bellezza di 1,25 euro ciascuno. È il nostro alloggio, molto umile nel vero senso della parola, piccolino. Noi dove staremo in questi 3 giorni? E la cosa bella è la terrazza. Posto, siamo al Parco della Cultura. Abbiamo scoperto la bellezza di girare dentro Sofia, che è proprio stare in questi parchi con questi odori bellissimi di fiori, di pulito, la gente che suona. Ha tanti lati positivi e negativi. Tra quelli positivi c'è che è una città molto rispettosa, molto tranquilla, ti fanno passare quando scendi dalla metro e tutto. Tra quelli negativi è che non ci sono le strisce pedonali, non esistono. Approvato. Di aprire una cross. Forse è il destino. Non devo berla perché magari poi mi abbassa le aspettative, no?
domanda. Dunque, abbiamo fatto una cena ottima. Che ne pensi? Bene, bene, mi piace molto, è stato molto bene. Abbiamo speso pochissimo. Cioè, 10 euro. Abbiamo speso 10 euro a testa, 10 euro! È un'altra giornata qui a Sofia, fa caldo, c'è un odore di burgeri e di cibo già alle 8 di mattina e soprattutto, cosa più importante, oggi è il mio compleanno. Questa è la tipica banizza bulgara che tutte le guide dicevano di mangiare. È tipo cosa con formaggio. Siamo finalmente arrivati dopo tanti giri al Museo dell'Arte Socialista, questo è Lenin infatti, dove cioè per arrivare è impossibile arrivarci se uno ovviamente non è del posto, perché non c'è un'indicazione, non c'è un numero, non c'è una storia, non c'è niente. Io ho letto che c'era questo parco delle campane che dice che è carino. Noi sì, andiamo al parco delle campane. Ecco, siamo arrivati a camminare qui. Nel fango, nella cacca e nei cantieri soprattutto di Sofia. Italia. Pensate a queste. Bello, bel posticino, bello tutto, però il problema è che non ci siamo saziati, quindi adesso la nostra meta, la prossima meta è esattamente di fronte a noi. Ta-da! Finalmente tornati qui all'appartamento, ti laviamo velocemente e poi usciamo, che stasera andiamo a mangiare fuori perché è il mio compleanno ancora. Siccome era tutto pieno all'altro ristorante dove dovevamo andare, bellissimo, abbiamo cambiato i ristoranti, siamo andati in un altro, dove abbiamo avuto un altro, quindi alla fine per la disperazione siamo finiti in una sottospecie di ristorante turco che stava di fronte all'appartamento nostro. Domani mi sentirò male, però. Oggi 31 marzo, andiamo alla stazione, adesso prenderemo il treno che ci porterà a Plovdiv. Non fatelo. Siamo saliti sul treno, abbiamo pagato il biglietto, tutto, ma abbiamo scoperto che i posti non erano riservati. Quindi dovunque si devi poteva venire qualcuno col biglietto per il posto riservato a prenderti il posto dove stavi seduto. Abbiamo cambiato posto per circa 2-3 volte, per quanto poi non capiscono l'inglese, quindi per la disperazione saremo 2 ore. Thank you.
ristorante turco perché negli altri ristoranti non c'è posto. Siccome qui nessuno ci capisce, siamo venuti alla stazione per cercare di fare i biglietti. La bigliettera non ci capiva, abbiamo cercato delle ragazze, queste più o meno hanno capito, ma nemmeno hanno capito alla fine. Siamo andati a chiedere informazioni all'informazione della stazione perché i display sono staccati e c'è una donna che poi ha risposto con la voce d'amore. Insomma, ha fatto la bellezza di 34 fermate. Pasqua, noi siamo usciti per il nostro ultimo giretto qui. Allora, facciamo il check out e andiamo via da Sofia. Sofia è una città molto bella e soprattutto i bulgari sono un sacco belle persone, e anche se non sanno l'inglese, cioè cercano di farsi capire, cercano di a gesti di aiutarti, sono stati tutti gentili con noi. Un giudizio su questo viaggio? Molto bello, molto bello. Abbiamo scoperto che l'aeroporto di Sofia ha due terminal, uno e due. Essendo arrivati al terminal 2 pensavamo che fossero vicini. Al terminal 2 abbiamo scoperto che il nostro aereo partiva al terminal 1, quindi abbiamo dovuto prendere questo shuttle bus, parte ogni mezz'ora, quindi adesso correndo siamo arrivati in pratica a questo terminal 1, che è tipo un altro aeroporto, e bisogna prendere per forza lo shuttle bus per andare. Allora c'è questo ragazzo qui inglese che davanti a noi diceva: ma anche voi dovete partire per Roma? Sì, ma parlare con quello della Sibetta, alla fine ci fanno passare avanti, stiamo già ai controlli.